Benvenuti al secondo appuntamento con GDC da sotto la coperta. Sono qui con il nostro inviato Stefano Talarico, parente di Tommy Talarico, famoso musicista videoludico, che poi è parente di Steven Tyler. Esatto, famoso cantante. Sì. E c'è anche il nostro amico Gufo. Dunque, Stefano, dici, qual è il videogioco o il pezzo d'hardware o la standista che più ti hanno convinto in questi 5 giorni di fiera? Beh, allora, ma in realtà non tanto le standiste quanto la fauna, quella collaterale della GDC. Le bestie selvagge che sì, vanno. Sì, sì, quelle che tipo incontri gli stand a caso. Ce n'era una su Nvidia che è notevolissima. Comunque... in realtà mi sono già dimenticato di nuovo il nome e chiedo al regista di darmi una mano. Di quello dei Furies. Full Metal Furies, esatto, che è secondo me il gioco più interessante visto e provato alla fiera, che è il brawler di Cellar Door Games, che sono quelli responsabili di Rogue Legacy, che era un gioco molto bello, ed è un gioco molto bello anche questo nuovo progetto a cui stanno lavorando e che arriverà su PC, Steam e Xbox One entro l'estate, mi sembra. E molto figo, pixeloso, un po' la versione ancora più figa di Castle Crasher, con le classi, con i personaggi che devono agire insieme. Picchiatura scorrimento stiamo parlando? Sì, picchiatura scorrimento. È molto carino, mi è piaciuto, mi ha divertito. L'ho giocato quasi per caso e si è rivelato un po' la bombetta, la smart bomb. Ci sono tante combo, o è più diretto, pam, 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 due tasti e via andare? No, è più diretto, però c'è la cosa bella che appunto, siccome sono fino a quattro personaggi, sia locale che multiplayer online, ogni personaggio, ogni giocatore ha un personaggio con una classe diversa e devono collaborare perché hanno tutti avendo una classe diversa, hanno abilità diverse e per esempio ci sono dei nemici che possono essere colpiti solo da un certo tipo di classe, perché magari hanno lo scudo che può essere rotto solo da quel determinato tipo di arma di quella classe lì, quindi deve arrivare prima uno, rompere lo scudo affinché tutti gli altri possano attaccarlo. E dico, è sembrato molto divertente, molto pestato, pieno di ritmo, pieno di divertimento e... ripeto, loro sono molto bravi a fare le cose fatte bene, quindi l'ho giocato con interesse. Ok, grazie Stefano. E invece dal punto di vista degli speech, dei talk, dei keynote, dei workshop, dei keynotti, cosa ti ha più convinto, cosa ti resta nel cuore di questi 5 giorni? A parte i tuoi compagni di stanza che russano. Ma vabbè, ma tanto sono io il primo che russa, quindi non è che... no, allora, vabbè, a parte Yuzaito di cui ha parlato Fabio e che effettivamente è molto divertente, poi c'è stata questa cosa super meta che io stavo facendo la foto allo speech perché ho creato... no, come ho creato Seaman... in cui appare Seaman con la faccia di Yuzaito e mi è passato davanti Yuzaito, quindi ho questa foto fotobombata da Yuzaito, che è molto divertente. Lui genio, veramente celentano nel modo in cui si incartava con i video di YouTube e quant'altro. In realtà, sorpresa, Warren Spector, cioè me lo aspettavo molto più impettito, molto più gile puzzolente, molto più Invece mattatore totale, cioè veramente lo zio che arriva a far simpatico e ci riesce, perché ovviamente c'ha più anni della fietra lì in mezzo, conosce vita, morte e miracoli di tutti, non c'ha più voglia di stare dietro alla formalità e quindi si mette lì, dice le cose come stanno, fa quello splendido, boh, divertente, interessantissimo ovviamente, perché tra l'altro c'aveva tipo 170 slide, è arrivato a metà della conferenza, ha detto no vabbè, ma come metà della conferenza, io ho ancora 90 slide, tutti si sono messi a ridere, no ma sono serio, cioè è un momento di terrore, però no molto figo, molto divertente. Poi vabbè, menzione d'onore ovviamente per quella di Overwatch, che hanno rivelato il nuovo personaggio così a random, noi non ce l'aspettavamo, eravamo tutti sì, perché poi figurati, era la conferenza degli impallinati, cioè era la conferenza a cui andavano solo gli impallinati di Overwatch, quindi nessuno se l'aspettava, erano tutti così figata.
Bene. Bene, direi che per questo secondo appuntamento non è tutto per il secondo appuntamento della GDC sotto la coperta. Perché? Shyamalan Twist? Perché menzione speciale per il Marioche, che è un'invenzione geniale. Mm-hmm. Le canzoni vere con il karaoke, ma le canzoni vere con il testo però relativo ai videogiochi, totale. Andatevi a vedere dei video su YouTube, ne ho caricato uno al volo prima di sbronzarmi quella sera lì, geniale. Fantastico. Il Marioche. Chi ci segue regolarmente e ci ha seguiti ai tempi della Nordic Game Conference forse ricorderà i miei deliri al riguardo. Ovviamente poi dello speech del classic post-mortem su Deus Ex ne parleremo magari in maniera un po' più approfondita nel podcast, e ci sarà anche un articolo che lo racconta, perché abbiamo una rubrica apposita e quindi così fa. Per il secondo appuntamento non è ancora finito. Quanta professionalità. Sì, ed è con professionalità che chiudiamo questo secondo appuntamento con GDC sotto coperta o sotto copertura. Chi lo sa. Vai a sapere.